Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento post TG. Siamo tornati dopo un lunedì di assenza e riprendiamo la nostra serie di appuntamenti trattando un tema sempre attuale che ovviamente servirà anche a descrivere quello che sarà il futuro per quanto riguarda il tema dell'agricoltura. Come tutti sappiamo, il clima in questo momento non sta assolutamente aiutando l'agricoltura, non sta aiutando a molti ambiti, a molti settori. Come sappiamo, in questa Pasqua ci sono state molte gelate e una carenza totale di piogge. Questo ovviamente ha influito gravemente. Con me questa sera a parlarne il direttore di Coldiretti Siena, Simone Sulfanelli. Buonasera direttore. Buonasera. Buonasera e ben ritrovato. Dunque, possiamo fare un bilancio di questo weekend, ma se vogliamo anche di questo periodo, perché è un periodo in realtà molto lungo. Una forte carenza di piogge, temperature che si sono abbassate rispetto alle settimane scorse, quindi qual è il bilancio, se possiamo trattarlo? Allora, l'attualità è questa piccola ondata di freddo che si è verificata nella settimana scorsa, 2-3 notti in cui la temperatura in alcune aree è scesa anche sotto zero, specialmente nei fondovalle. Diciamo che qualche danno in effetti l'ha fatto, soprattutto nei vigneti di fondovalle qualche danno l'ha fatto. È ancora un po' troppo presto per dare delle stime precise, aspettiamo ancora qualche giorno, vediamo come la pianta reagisce. Si tratta comunque di situazioni marginali, torno a ripetere, anche perché in molte aree gli imprenditori, i viticoltori utilizzano tecniche particolari. Per esempio a San Gimignano esiste la potatura, diciamo, più ritardata, una potatura delle piante più posticipata, per cui si cerca di mitigare questo rischio. Purtroppo le gelate primaverili sono un fattore ormai consueto, ben conosciuto. Devo dire che invece stiamo assistendo a quello che lei diceva un attimo fa, a una siccità che ormai sta diventando strutturale, diciamo così, sta diventando la normalità. Abbiamo un clima sempre più tropicale, con piogge dirompenti, sì, di grandi dimensioni, l'incapacità quindi del terreno di assorbire la pioggia e poi lunghi periodi di siccità. E quindi a questo punto occorre mettere, come dire, un freno, correre ai ripari. Evidentemente correre ai ripari significa trovare delle strutture, delle infrastrutture tali che raccolgano la pioggia nei momenti in cui cade per poi ridistribuirla quando è il periodo di siccità. Noi crediamo che una serie di piccoli invasi distesi sul territorio, disseminati sul territorio con uno scarsissimo impatto ambientale e con anche facilità di realizzazione possono in qualche modo dar sollievo all'agricoltura. Ecco, sono quelle piccole strutture che raccolgono l'acqua piovana quando capita e per poi ridistribuirla. Pensare a mega strutture in questo momento, a mega impianti, credo che sia un po' fuori dai tempi, un po' anacronistico. Ecco, sappiamo appunto, abbiamo parlato di questo clima fatto da tante piogge torrenziali che in realtà poi durano una giornata o poche ore e questo poi ovviamente vanno a rovinare i campi e questa situazione non l'abbiamo notata solo in questo periodo pasquale, ma l'abbiamo notata in tutto l'inverno. Quindi possiamo fare un bilancio anche, se vogliamo, da gennaio fino a oggi, fino a Pasqua? Guardi, il bilancio è, da un punto di vista, voglio dire, idrologico, è un bilancio in deficit, in forza deficit, è un bilancio negativo. Non piove, lo vediamo tutti che non piove, quindi le coltivazioni subiscono, pensa anche ai cereali, tutta la provincia di Siena è una provincia fortemente dedicata ai cereali, fortemente investita a cereali. Vediamo delle aree in cui si incominciano a notare delle carenze di idriche, cioè i vigneti stessi, gli oliveti, cioè tutto il sistema agricolo in carenza di acqua, è chiaro che è in crisi fortissima. Noi su questo siamo preoccupati, c'è un cambiamento climatico che ormai è in atto, non sono più i fattori
improvvisi, eccezionali che un tempo avvenivano. Oggi è la normalità e appunto a questa normalità dobbiamo iniziare a mettere dei rimedi. Si tratta anche, poi dicevamo prima, di innalzamento di temperature. Certo. Anche l'innalzamento delle temperature crea problemi perché sfasa i cicli vegetativi delle piante. Cioè noi ci troviamo magari a gennaio, abbiamo visto alcune piante fiorire con i climi di gennaio. Per cui tutto questo sta mettendo in fortissima crisi il sistema agricolo locale, proprio perché siamo di fronte a delle novità a cui non eravamo abituati. Ecco, rimanendo sempre in tema di bilancio, adesso parliamo anche un pochino di turismo. Come sappiamo il turismo è fortemente aumentato nelle campagne del territorio senese, sempre più persone preferiscono scegliere la campagna alla città. Questo può essere ritenuto un valore aggiunto per anche il settore agricolo o è semplicemente, diciamo, una cosa fatta per durare? Allora, l'agriturismo in provincia di Siena è una cosa, diciamo, storica, ormai è un fattore storico del turismo in questa provincia. È evidente che il turismo che viene a Siena viene per le bellezze architettoniche, per le bellezze artistiche, ma viene anche e soprattutto per enogastronomia, anche e soprattutto per bellezze ambientali, e per cui l'agriturismo rappresenta, voglio dire, la sintesi di tutti questi fattori ed è una vacanza alternativa all'aria aperta, una vacanza che sta ottenendo e ottiene grandissimo successo. Tenga conto che a Siena noi abbiamo più di 1200 agriturismi in tutta la provincia. Questi 1200 agriturismi nel periodo pasquale sono stati totalmente coperti, cioè sono stati totalmente riempiti. Addirittura stiamo ricevendo le prenotazioni anche per l'estate. Ecco. Quindi è stato un fine settimana pasquale all'insegna del tutto esaurito. Stiamo ritornando tranquillamente ai livelli pre-Covid, per cui c'è grande soddisfazione degli operatori. È chiaro che l'agriturismo è un'attività agricola, cioè questo non lo dico io, lo dice la legge, è un'attività che investe l'impresa agricola ed è un'attività che ormai, voglio dire, in provincia di Siena è consolidata. Abbiamo una varietà di offerta agrituristica in provincia di Siena enorme, cioè dall'agriturismo, diciamo così, più semplice, ma e per più semplice non intendo di basso livello, perché ormai quelli sono tempi che non esistono più, per più semplice intendo agriturismi, diciamo così, meno strutturati, andiamo ad agriturismi che non hanno niente a invidiare in tutti i termini, in tutti i sensi, a resort 5 stelle, per cui chi viene a Siena trova un ventaglio di offerte variegatissimo. E questa è una provincia che viene premiata dai turisti, viene premiata per tutte quelle cose che ci siamo detti. Ripeto, abbiamo visto una fortissima presenza di americani, stanno ritornando da oltreoceano, c'è stato tanto turismo dal nord Europa, i tedeschi stanno già prenotando per il loro ponte di Pentecoste, perché in Germania la Pentecoste corrisponde a un periodo di vacanza più lunga. Abbiamo riscoperto invece anche tanto turismo italiano, tanti italiani che vengono a passare un periodo di ferie negli agriturismi di Siena. Diciamo che questa è la nota positiva di questo periodo. Naturalmente. E gli imprenditori agrituristici sono sempre più preparati, sia da un punto di vista dell'accoglienza, sia da un punto di vista dell'enogastronomia. Esatto, lo sappiamo, un settore in fortissima crescita. Possiamo anche già fare, proprio a livello numerico, una previsione per questa estate che ormai è quasi alle porte, ancora mancano qualche mese, però insomma ci siamo. Ora, facendo tutti gli scongiuri possibili, sperando, come dire, di non creare problemi a nessuno, diciamo che le premesse per una buona estate ci sono, le premesse per un periodo positivo da un punto di vista del turismo nei nostri agriturismi c'è. Torno a ripeterle, poi dipende da tanti fattori. Noi temevamo molto, per esempio, la guerra, anche quella in un certo periodo ha creato una serie di stop nelle nostre attività, ha creato delle difficoltà, le stiamo superando piano piano.
Diciamo che, senza usare toni trionfalistici perché non è il caso, diciamo però che la risposta dei turisti, la risposta dei visitatori nel usufruire di agriturismi in provincia di Siena è stata una risposta che per noi è soddisfacente. Soddisfacente, questo è molto importante. Un'ultima domanda, ha citato la guerra, un tema sempre attuale. Come sappiamo le guerre influiscono anche nel clima. Per adesso a Siena, in Italia, insomma in generale, la guerra in Ucraina ha influito sul clima o gli effetti li vedremo più avanti? Forse non sono la persona più adatta. Più adatta. Non ho le competenze per rispondere a una domanda del genere. Le dico che la guerra ha influito sulla fornitura di beni di prima necessità per l'agricoltura, quali concimi, quali semi, quali, cioè tutta una serie di prodotti utili all'agricoltura. Il conflitto in Ucraina ne ha interrotto, diciamo così, i canali, con un evidente innalzamento dei costi, in alcuni casi fuori controllo. Ecco. Ecco, grazie mille allora per questa precisazione, ringraziamo ovviamente il direttore Simone Solfanelli per la disponibilità e auguriamo ovviamente anche il meglio per il futuro di Coldiretti Siena. Per questa sera è veramente tutto, io vi ricordo che l'appuntamento post TG ci sarà ovviamente domani dopo la nostra edizione di C3T News delle 7.30, dunque l'appuntamento andrà a domani, io intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata.